è stato presentato oggi il progetto di analisi e di monitoraggio per la prevenzione dell'obesità e dei difetti della postura in età evolutiva, svolto all'interno di un campione di ben 485 alunni delle terze elementari delle scuole del Comune di Teramo. I dati emersi sono dati importanti e preoccupanti. Risulta infatti che il 21% dei ragazzi osservati è sovrappeso e ben il 16% obesi, un dato che invita a far riflettere soprattutto le famiglie. L'anno scorso il dottor Minuti presentò insieme al dottor Di Pietro questo progetto fortemente voluto dal Comune di Teramo per il monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso corporeo nei bambini. Ecco, a un anno di distanza, quali sono i primi dati, i primi risultati di cui possiamo parlare? Allora, questo progetto è nato un anno fa con una mia iniziativa legata alla sensibilizzazione sulla problematica del sovrappeso corporeo nei bambini, che nella nostra provincia, nella nostra regione, ha un'incidenza abbastanza rilevante. Poi col Comune di Teramo si è attivato questo progetto che durerà 3 anni, sono stati studiati i bambini delle terze elementari e verranno rivalutati alla fine del progetto in quinta elementare, e il progetto è stato diviso in 3 anni. Perché? Perché nel primo anno è stata fatta una valutazione antropomorfica proprio dei bambini, misurando l'altezza, il peso, circonferenza addominale, quindi l'indice di massa corporea. Negli altri anni, il secondo e terzo anno, si farà l'intervento vero e proprio educazionale all'interno delle scuole e dei plessi scolastici del Comune di Teramo, e il terzo anno ci sarà una valutazione a distanza dell'esito dell'intervento. Alla fine del primo anno abbiamo ritenuto di voler comunicare i dati, perché sono abbastanza significativi, poi ne parlerà il dottor Di Pietro, e soprattutto per risensibilizzare l'opinione pubblica sul problema, considerando che la maggior parte dei bambini in sovrappeso, obesi, circa il 50%, poi diventeranno grandi obesi con un'alta percentuale di malattie cardiovascolari ed un costo sociale molto rilevante. A questa iniziativa si è associata recentemente una giornata, un'altra iniziativa promossa dal centro commerciale Gran Sasso, 1000 bambini al Gran Sasso, dove è stata eseguita durante una domenica una vendita molto simpatica di disegni eseguiti dai bambini della scuola elementare. Con la raccolta di questi fondi si acquisteranno delle apparecchiature di ultima generazione da destinare al reparto di pediatria, proprio per lo studio e la valutazione dei bambini in sovrappeso corporeo. Scendiamo adesso più nello specifico analizzando i dati, lo facciamo con il dottor Di Pietro, che ha potuto tastare con mano quella che è la situazione, e i dati che ci sono pervenuti da questo primo anno sono dati abbastanza importanti. Dicevamo un 21% di bambini sovrappeso e un 16% di bambini obesi. Un 37% quindi che è sopra quello che dovrebbe essere il loro normale peso, un dato allarmante ancora di più perché mostra una generazione dedita soprattutto alla TV e alla sedentarietà, una cosa che certamente non si sposa con una buona condizione fisica. Beh, lei ha già detto tutto, quindi io non posso che ribadire questi concetti. Noi avevamo fatto una valutazione di prevalenza dell'obesità in provincia di Teramo 4 anni fa insieme al Dipartimento di Prevenzione. Avevamo trovato un dato complessivo di circa il 33%, a distanza di 4 anni siamo arrivati al 37%, ma come diceva lei, soprattutto il dato relativo all'eccesso ponderale più significativo, cioè la categoria dell'obesità vera e propria, che ci preoccupa, perché avere un 16% significa essere perlomeno di 7-8 punti sopra anche la media nazionale, almeno secondo le ultime rilevazioni. Quindi dobbiamo chiederci che cosa sta succedendo in modo particolare anche nella nostra realtà. Io credo che la risposta non sia difficile, la risposta la possiamo trovare in un'attività fisica sempre meno presente nella giornata dei nostri bambini, che magari vengono accompagnati 2 volte alla settimana in piscina o in palestra, ma non hanno la possibilità poi di giocare all'aperto almeno 1 ora al giorno, come la Società Italiana di Pediatria e tutti i nutrizionisti raccomandano. E quindi questo che bisogna invertire, bisogna dare ai bambini la possibilità di vivere in modo diverso le loro giornate. Per quanto riguarda l'alimentazione, è chiaro che bisogna fare un'alimentazione organizzata con pasti regolari, quindi bisogna assolutamente raccomandare ancora una volta che venga fatta una buona colazione a casa la mattina prima di uscire. Spesso si evidenzia che non c'è tempo per farla, bisogna alzarsi un pochino prima, la colazione è il pasto più importante della giornata. Bisogna pure fare dei pasti regolari, consumando magari a pranzo un primo, un contorno, a cena un secondo e un contorno, soprattutto evitando i fuoripasto e le bibite
solite edulcorate nelle ore pomeridiane. Ecco, se posso individuare un nemico della buona alimentazione e mi dite di indicarne uno, indico i succhi di frutta, che sono sicuramente degli alimenti notevolmente calorici e che dovrebbero essere banditi dall'alimentazione del bambino, sostituiti con la frutta fresca o anche dei frullati laddove la frutta di per sé non fosse gradita. In particolar modo un ruolo importante lo ricoprono le famiglie, che devono essere la prima sentinella di controllo per i bambini. Dicevate prima, l'esempio è la cosa importante da dare. Certamente, si tratta non di fare una cura, di fare una dieta, si tratta di guidare il bambino a un cambiamento delle proprie abitudini. È chiaro che questo può essere fatto anche attraverso la somministrazione di prescrizioni, ma si capisce che è difficile adottare delle prescrizioni di cambiamento se questo cambiamento non è fatto proprio dalla famiglia. Quindi è la famiglia la reale protagonista del progetto di cambiamento, sia delle abitudini alimentari, sia dello stile di vita, quindi riducendo la sedentarietà e aumentando gli spazi dell'attività fisica, nel quale il bambino deve essere coinvolto. Quindi dobbiamo stimolare le nostre famiglie a fare più attività fisica, a guardare meno televisione, a mangiare in modo più sano e regolare.